No, ciao. Siamo pronti? Sì, direi di sì, non sarà una bella giornata oggi, con questo funerale. No. C'erano tutte quelle sirene. Allora, si sa Adesso dov'è andiamo a vedere cosa questo succede. inizio di funerale, la veglia lì? Hanno detto che dobbiamo andare in centrale e poi da lì partirà il convoglio. Ma stiamo già partendo? Da dove si parte? Salve Salve. gente! Salve. Ah! No, 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 no. La gente non è capace di guidare. Buongiorno, come state? No, ma Buongiorno, perché mi sceriffo! sono passato da questa parte? Sceriffo? È sicuro Non che io è. sia proprio uno sceriffo? Non ha detto che era uno È sceriffo sicuro. ieri. No, Prima non era uno più. sceriffo. Indovini? Com'è già Ah, adesso è cambiato? capitano! Capitano Delero. Ah, ha già fatto Capitano tutto. Zero? Delero, il suo cognome. Ah, scusi. Sì. Ah, giusto, giusto. Scusi. Capitano della gang del bosco. Ah, ecco. Vabbè. Agente Tarallo? Mezzo agente Tarallo. Mezzo agente Tarallo, già. Sì, vi presento il signor Rallo, per gli amici Tarallo. Ah, È un neo Tarallo. agente. Ah, Sì, salve, neo chiamiamo. agente. Ah, mezzo nuovo. agente. Ah, scusi, Mezzo alfa agente. agente. Mezzo agente. Alfa agente. Alcuni dicono un quarto. Capisco. Ma è mezzo. Mi fa piacere che sia lei che ci difenderà dai criminali. Sì, Sì. siamo in mani sicure proprio. Ti preoccupi. Sì, di un tarallo. Tarallo. Ah, penso che l'abbiano disposto al cimitero, spero. Beh, nel cimitero non è Giustamente, bello che uno dopo. si metta a mangiare. Beh, subito fuori, sai, rinfresco, Sì, qualcosa. fuori. O che ne so. Cioè, comunque sia, in zona d'arrivo. Per cui è tutto abbandonato. Uno entra e si serve. Vediamo se ci stanno dei soldi in questi. Oh, mi faccio il porto d'armi, mi faccio il porto d'armi. Aspetta, aspetta, creiamo il computer. La password, beh, essendo in polizia sarà 123, Certo, chiaro. no? Beh. No, l'hanno modificata. Maledetti, hanno imparato. Vediamo qua il cartello. Vabbè, c'è tutta sta gente. Ecco, lì dovrebbero essere gli orari di Comunque, secondo pattuglia. me è lì il vecchio, no? Perché poi ha detto oggi che c'aveva 60 anni. Lo sceriffo, che secondo me lui c'entra qualcosa. Ha fatto fuori quell'altro per prendere il suo posto. Perché come è stato eletto? Con nome di che cosa? Già si sapeva che sarebbe subentrato lui. Pu Dici che. Ah, può dici che è tutto essere. un complotto? Ma a me che così questo qui esplode e combinazione lui dov'era? Scusa, sotto dove sta, dove è esploso? Perché ha detto che è stato il primo che ha visto tutto. Infatti non ho capito dov'era lui. Cioè. Ma sarà stato a terra, sicuro, cioè se no ci rimaneva anche lui nell'esplosione. Però era lì in zona. Non dico sotto, ma in zona. Ma vabbè, comunque bisogna indagare. Ma te l'ho detto, qua i poliziotti non mi convincono proprio. No, non convincono. Oppure non lo so se poi è stato un attentato della mafia. Ieri abbiamo scoperto. Cioè, quell'annuncio della mafia è stato bello chiaro. Cioè, ormai si sono fatti. Si sono palesati. Già. Chiaro. Però sai che ci sono anche poi i poliziotti corrotti, magari uno di questi qua. Ah, dici? Beh, può essere. Ora vediamo come si svolgono le cose. Qual è Io devo. tutto sto casino? Li guardo con occhi sospetti, poi si vedrà. Comunque No, bisognerebbe anche infatti. capire, cioè hanno fatto poi una perizia a sto elicottero. Toccherà andare a Ma guarda, parlare se col secondo meccanico, me mi non ha sa. A dovuto stare. parlare col meccanico, Sempre magari da lui sa fare. qualcosa in più. Buonasera. Madonna. Buongiorno. Prego, può Ah, parcheggiare il suo ma. veicolo qui. No, io vorrei venire con il mio veicolo, però. Va bene? Ci seguirà con cortesia, ovviamente, ovviamente. Ovvio, ti seguo. Anch'io voglio i soldi per una macchina del genere, uffa.
Ma questa macchina di chi sarebbe? Mia. Del signore. Ah, del signore. È un peccato se qua prendessi le chiavi e la rigassi. Ti ricordo che fino a prova contraria tu hai un contratto sotto la mia, tra virgolette, azienda. Adesso non la rigo a lei la macchina, capitano. La rigo a lui. Vabbè, io scherzavo. E io ti rigo a te. Ti rigo dritto. Ti do un cazzotto in faccia se me la righi, no. Guarda. Ragazzi, calmi. Ragazzi, sono calmi. Beh, dai, come già detto prima, cioè, c'è un funerale. Ne facciamo due. Morto, siamo già pronti. Due. Se volete, ne faccio partire le due. Scusi, aiuto, mi investono. Nelly, spostati. Dai, sceriffo. Ma adesso dovevi passare questo velo. Non l'avevo visto. Lo sceriffo, ma dove siamo? Ha delle bende perché sono più di lì che di qua. Per lei, lo sceriffo mi fa schifo. Vabbè, va bene quello. Arrivederci, Police Capitan. No, non so più che cavolo di grado era. Arrivederci, uomo. Capitano. Ma è qui dentro. Io non l'avevo capito che era la bara. C'era qui dentro. Fatemi vedere. Ah, sì, la vedo. Ah, povero uomo. Vuole vedere il morto. Vuole vedere il sasso morto. Non so io. Facciamo lui tornare in vita, va. La salma. Volevamo fare la veglia funebre. Signor Capitano. Io l'ho voluto bene. Lo sa. Lo sa che l'ho voluto si chiamava il morto. Osas. Vogliamo il nome Osas. Completo. Vogliamo il nome completo e il cognome completo. Me lo ricordo. Ma la madre gli voleva bene o male? Ah, boh. Mi sa male. Signore, un po' mi ricordo, Sas. Dannaccio. Comunque è una bellissima bara, devo dire. Ah, ma noi non abbiamo portato nemmeno un po' di fiori. Vabbè, me ne sono dimenticata. Io non c'ho soldi per comprarli. Soldi nemmeno io. Io ho portato i miei fiori. Vabbè, sì, loro avranno fatto sicuramente delle corone, ma noi, vabbè, non lo conoscevamo nemmeno alla fine. E non riuscivo più a camminare, ok, mi fa male una gamba. Che veicolo devo guidare? Ah, boh, adesso. Ma c'è qualcuno che lo porta? Ah, ecco, perché sennò se non c'è lui quella. Io cos'ha che guido? Vai, mi posso. Allora, aspetta. Dobbiamo renderci poliziotti, pronti? Vai. Io voglio guidare quella blu di macchina. Allora, come funziona? Adesso spiego un pochino come funziona. Dobbiamo andare fino al cimitero. Ok? Sì. Fino a lì ci siamo. Ok. Certo. Un convoglio insieme uniti. Seguite il mio camion dei vigili del fuoco. Dovete seguire il mio camion. Quello lì sulla destra. Guiderò io quel camion. Ok? Ok. Ok. Mi dispiace. Usiamo questa, Nelly. Sì. Basta che ci sia. Aia. Io cosa guido? Lei guidi l'ambulanza, l'ambulanza. Lei guidi l'ambulanza, Qua, ok. Allora si parte, dovrebbe partire prima il pompiere. Ma non lo so. No, non ho capito. Alleluia, partiti. Adesso c'è uno scontro, ti immagini? Un incidente. Ah, finalmente sono partiti, dai. Ma chi ce l'ha fatto fare di partecipare? Lo conosceva. Mannaggia. Oddio. Oddio. Lo sapevo io. Ma questo chi è? Good start. Oh, ma quello non era quello che ha tentato prima di... Mi sembrava lo stesso casco. Era lui? Ma non lo so. Mi pareva. Aveva un casco arancione questo. Beh, questo è il karma allora. No, vabbè, buono, non lo so, che va cercando questo motociclista. Mamma mia, ma ci saranno almeno 20-30 minuti di viaggio. Ah no, forse siamo arrivati, meno male. Ah, c'è anche la cappella. Spegnete le sirene. Ah, cervello. Addio, vabbè, noi parcheggiamo qua e... Ma che bisogna fare il giro tondo?
No, no, no. Io parcheggio qua. Ah, siamo arrivati. Bloccata la strada sottomba, grazie. Sì. Allora. Che detto? La barra dove era seppellito. Ve la faccio vedere adesso. Seguitemi. Vai, vai, vai. Ho preso per la. Può scendere. Scendi dalla moto. Scendi dal parcheggio. Blocco la strada. Scendi. Ah, ma no, questo scendi è un pezzo. Tanto nessuno entra, non ti preoccupare. Cioè, poi se entrano vanno a vedere i loro cari morti. Sceriffo, da dove? Qua, qua, sceriffo, qui, sceriffo. Qua. Vieni. Sì, lo so, sta lì. Ho sbagliato strada. Prego, venite. Dobbiamo andare. Sono confuso. Facciamo la corsetta. Eccoli là. Ah, laggiù dobbiamo andare. Ah, qua ci sono proprio le tombe già. Vediamo dove va a finire. No, non l'avevo mai visto qua al cimitero. Dici quattro, dici uno. Ah, giustamente. Tutti i suoi veicoli? Tutti i suoi veicoli, giusto? Che mi confermi tutti i suoi veicoli? Esistono. Pericoloso. Aspettate. No, bombetta, mi sta molto simpatico. Ma perché camminiamo così lenti? Ci vuole 2 ore e mezzo per arrivare. Non lo so. Ah, va che vuole delle tante. Eccoci qua. Questa qui dove sta fiore è la barra. Aspettiamo il prete. Eccolo. Ah, deve sprecare pure il prete. Io sono qua in alto. Io sono qua in alto. Ma che è? Salve prete. Ramoscelli, ma non avete fatto delle corone? Salve. Salve, salve. C'è la crisi anche per gli agenti. Ah, c'è anche il prete. Salve, 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 salve. Picca due parole salve. Al capo. Ma rubiamo quel fiore, li mettiamo qua, a me è più bello. Signor prete, salve. Ma lei sa dire solo salve? Signor, allora ragazzi, iniziamo salve, la messa, il prete. Salve. Il prete, lei è pronto per iniziare la messa? Tutti intorno alla bara. Sì. La tomba. Eccolo, arriva. Silenzio. Forse li comprano un cervello. Forse uno morto più veloce. Rispetto. Direi. Fred, possiamo iniziare la messa? Donna, lei la parola. Sta preparando, Ma... Qua, siamo qua, con molte ferite, nei molti cuori della gente. Quest'oggi abbiamo come morto e come cadavere il signor. Aspetta. Lo faccio. Cioè, ma lei ha fatto sto discorso e poi dice aspetta. Osas, giusto? Sì. No, ha mancato la parte. Ogni No, era che non so se era in realtà, però vabbè. Esattamente. Va bene, l'hai detto tu, va bene, va bene. Siamo qua con Osas, il povero e il signor ex capitano dell'LSPD. Quest'oggi, signori e signori, siamo al suo funerale per un incidente di un elicottero. Ovviamente noi stiamo dicendo addio Osas. Ovviamente tutti lo rincontreremo nel paradiso, perché quest'oggi lui andrà nel paradiso come detto dal Signore. Quindi siamo tutti qui riuniti per dare una nuova vita al signor Osas, che adesso sarà il nuovo capitano dell'LSPD del cielo. Ti capito tutti? Campanino. Avete capito tutti? Sì, sì, io ho capito. Sì, 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 sì. Perfetto. Qui, signore. Personalmente, Osas è stato un grande uomo da quando siamo stati insieme in Iraq fino adesso, quindi grazie. Grazie, Osas. Grazie. Io vorrei solo dire che Osas... Anzi, prendo il mio distintivo e lo appoggio qui. Prendo il mio distintivo e lo metto qui.
Volevo spendere qualche parola in onore di Assassin. Io prendo i vostri distintivi e divento il vostro capo. Sto parlando! Allora, volevo spendere qualche parola in onore di Vue Ungecet Ste Unig Obenube Ossas. Era un ottimo capitano. Una persona che c'era sempre per lo scherzo, per... c'era sempre per gli scherzi, per gli arresti, per le pattuglie. Ossas c'era, perché usare il passato quando Ossas è ancora vivo? Perché le persone non muoiono se venerate nel giusto modo. Ovviamente le persone cambiano solo forma fisica. Il suo spirito è qua, è in tutti nei nostri cuori, è nei cuori delle persone che ha protetto. Non in tutti i cuori. Tutte le persone che ha protetto. Come diceva Italo Calvino, un poeta non muore se noi vogliamo che rimanga vivo, perché il suo spirito continua a vagare. Ossas era la stessa identica cosa. E beh, Calvino aveva ragione. Il suo spirito è nei nostri cuori, per tutto ciò che ha fatto. Ne sono grato, capitano dell'era. Se allora... compagno, se no divento come un sasso. Bellissime parole, guardi. Ma prego, vabbè. Capitano degli sceriffi, vuole dire qualche parola a lei? Io ho detto, da quando eravamo in Iraq fino adesso, mi è sempre dato... Perfetto, perfetto. Stiamo Quanti aspettando l'ultima unità per... Sì, parlo. Sta arrivando l'ultima. Sta arrivando l'ultima unità. Unità, mi... non è niente. Eccoci qua. Solo, solamente gente, passato male, guarda, dall'altra parte. Così nascosta la stanza accanto. Sono sempre io e tu sempre tu. Quello che eravamo prima, l'uno dell'altro, lo siamo ancora. Quello che era... Chiamami come nome che mi hai sempre dato, chi ti è familiare. Parlami allo stesso modo, affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'altra solamente. Tieni, fa prendi. Aspetta. Prendi. Continua a ridere di quello che ti faccia ridere. Non ritroverai la tenerezza purificata. Ma cos'è un romanzo? Asciutta le tue lacrime. Non piangere. Asciuga le tue lacrime. Non piangere se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Ah, facciamo così. Adesso poi io vai tu il prete, va bene? No! Come? Capito? Cosa succede? Finito, io molto meglio di lei. Parlare, c'è un'altra persona che deve parlare? No. Io sì. Ancora. Prego, vai, vai. Venire. Venga. Ma dove hai preso quel pannino? Buoni, Me li ha dati prima, cameriere. Ah, oh, già. Scusi, l'ho capito. Cameriere. Io volevo dedicare un'ultima preghiera. Non sono un cameriere. Al nostro carissimo ufficiale Buga Buga, che è stato con me nel mio cuore fino alla sua morte, e ne sono davvero contento. Fino a quando è stato con noi. Quindi, detto questo,
Do un ultimo bacio alla bara. Scusa, non è che potresti asciugarmi la lacrima, per favore. Sì, amore. Grazie. E quindi, ragazzi, volevo dire che oltre a quello era una persona davvero brava. E buga buga. Ma che ci fa il prete lì? No? Buga buga. Addio, buga buga. Ah, finalmente. Ah, mi ero un attimo bloccata. Oh, mia. Tutti! Ora andate in pace, fratelli. Con quale macchina? Scusa, andiamo, andiamo in bicicletta. Venite andiamo. Con me, venite con me. Della, vabbè, della, sai qualche macchina? Della, così, qualche macchina? Sì, ci pensi, ci pensi. Ragazzi, ora vedete il taxi dell'ero. Arriva il taxi dell'ero. Allora, possiamo andare. Ma che vieni qua, vieni qua. Il mio cappello, vieni qua. Il mio cappello. Tarello, vieni non capisco qua. Niente con tutto sto casino. Ma scusa, le macchine che noi come torniamo? Non ci stanno più tutte quelle macchine di prima. No, no, accompagno non so. Io se volete. Ah sì, io. Grazie mille. Ma non con questa, per favore. Cioè, ma dietro scusa, il mio non ci mettiamo mettere. Sopra la bara? Aspetta, vado a prenderne una, aspetta. Ok. Mannaggia. Mannaggia. Ragazzi, ora arrivano le macchine. Ora arrivano le macchine. Io ho messo il mio agente in stato di fermo. Il suo agente in stato di fermo? Mi piace. Sì, sì. Perché? Che è successo? Allora, continui a fare lo stupido? No, gli ho tirato giusto 3-4 pugni. Ho inciampato e ho sbattuto. Oh, sì, sì, vediamo. Ah, è quel genere di polizia violenta. Ah, no, per favore, attenzione. Gellerini. Piace, piace. Vieni dal bosco, piace. Ti ho steso una volta! Che bello qua però. Non mi fai incazzare! Oddio! Lo sapevo, lo sapevo. Devo entrare, no? Vabbè! Hai aggredito un civile! Hai aggredito un civile! Hai aggredito un civile! No, è stato un errore. Hai aggredito un civile! Ha tirato un pugno a un civile! Ma io sono era un qua. Pugno amichevole! Ma gli ho dato 10 panini a questo di civile! Nelly, sali? Sì, arrivo. Io guido. Guido io. Vai, prendi il passaggio. Dai, salga qui, signorina. Salga qua. Yeah. E suo marito non lo fa venire. Mi sa che qualcuno è più cornuto. Non è mio marito, è un conoscente. Sono amico. No, ma è nell'altra macchina. Vabbè, ma fa lo stesso. Vabbè. Non sapevo chi era entrato qua. La gente da lì a piedi, ci vuole.